Io avevo detto perché non produrre le marche che abbiamo anche Pfizer? Mi hanno risposto: ah, ma Pfizer ad Ascoli produce altri vaccini. Ma secondo te, se lo Stato italiano compra 50 milioni di vaccini per il prossimo anno o per l'anno successivo, pensi che nessun investitore è capace di mettere in atto un'industria capace pagando i diritti di produrre questi vaccini? Di che stiamo parlando? Vaccini nelle Marche, cure con gli anticorpi monoclonali. L'assessore regionale alla sanità, Filippo Saltamartini, continua a lavorare senza sosta dal primo giorno di insediamento. La battaglia al coronavirus continua a rimanere al centro dell'attenzione per cercare di uscire il prima possibile dalla pandemia, ma per raggiungere questo obiettivo è necessario accelerare. Noi abbiamo a che fare con il Covid-19 non solo quest'anno, ma con il Covid e successive trasformazioni per i prossimi anni. Questo dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Allora, perché non produrre i vaccini e aspettare che lo facciano altri paesi? Se noi dovremmo comprare 50 milioni di vaccini l'anno, perché dobbiamo far arricchire l'industria farmaceutica tedesca, la BioNTech o quella americana, Pfizer, o quella inglese, AstraZeneca e così via? Non si capisce. È sufficiente che ci siano gli investimenti, prosegue Saltamartini, che ha fatto anche il punto sull'andamento della curva epidemiologica, ad oggi sotto controllo, con un allentamento della pressione sulle strutture ospedaliere. Il livello di ricoveri nelle terapie intensive e semi-intensive è attorno al 30%. D'altra parte, prosegue il piano vaccini, anche se con un ritardo sul cronoprogramma. Personale della sanità pubblica, personale delle RSA e over 80enni arriviamo a 38.000 unità. Quindi per due, però vanno moltiplicati per due perché sono sostanzialmente ci sono due richiami, no? Quindi diciamo che la platea è di 80.000 somministrazioni, finora ne abbiamo fatte 50.000. Inoltre, se entro la fine del mese arriveranno le dosi necessarie, inizierà la vaccinazione agli over 80, in primis a coloro che hanno patologie concorrenti, poi ai malati cronici e così via. Una parte delle persone che non possono deambulare, non possono camminare, non hanno parenti, saranno vaccinati dai medici di famiglia. E mentre se avremo un numero di vaccini adeguato, utilizzeremo il criterio, la struttura operativa che abbiamo impiegato per la somministrazione dei tamponi e in quel caso apriremo i palazzetti dello sport per la vaccinazione di queste persone. Chi intende vaccinarsi dovrà prenotarsi attraverso una piattaforma di Poste Italiane alla quale ha aderito la Regione Marche. Poi sarà compito dell'ASUR stilare l'elenco in base alle condizioni di salute degli utenti. Nel caso di anziani soli, senza familiari che possono aiutarli, ci sarà un numero di telefono dedicato. Insieme, se ci mandano i vaccini attraverso i tamponi, attraverso la cura con gli anticorpi monoclonali e le altre terapie, prima dell'estate riusciamo a uscire fuori da questa situazione. Io non è che sono ottimista, diciamo così, per definizione, sono ottimista perché abbiamo gli strumenti per uscire fuori, ma la cooperazione sociale dei cittadini deve essere totale. E tra gli strumenti rientra appunto anche la terapia anti-Covid con i farmaci monoclonali. Lo avevo già detto 2 mesi fa, ricorda Saltamartini, appena avevo saputo che Trump era guarito. Quindi avevo detto usiamo il plasma, cerchiamo di sperimentare usare il plasma, l'idrossiclorochina per esempio, dicono che nella prima fase funziona, quindi lì mi hanno attaccato l'assessore, gli anticorpi monoclonali li usavano a Boston in via sperimentale, quindi non penso che l'MIT di Boston, che è una delle più antiche e prestigiose università del mondo, fossero dei fessi, insomma. Ecco, quindi arriviamo sempre in ritardo. L'altro giorno, sabato, nella conferenza Stato-Regioni, quando l'ho introdotto l'argomento, poi la Lombardia si è accodata, si sono accodate anche l'Emilia-Romagna, finalmente il commissario Arcuri ha detto: ah, ma forse sarà opportuno chiedere ad AIFA di sperimentare questi anticorpi monoclonali. Io non sono uno scienziato, sono laureato in legge, quindi non sono un medico, però leggo un po' di stampa. E sulla stampa internazionale, sia su Le Monde, sui giornali inglesi, ma anche su quelli tedeschi, c'è l'idea che si possa curare in questo modo. Se la Germania 2 settimane fa ne ha comprati 300 milioni, noi arriviamo sempre in ritardo come se fossimo. Cioè, io non capisco questo. Siamo un paese avanzato, abbiamo le tecnologie, abbiamo gli scienziati, abbiamo tutto, però non lo so perché, insomma, ci comportiamo come gli ultimi della classe. Questo io non riesco a capire.